prima gara dell'attività maschile con la bella volata vincente di Matteo Fiorin. 5, 4, 6. Coppa di Sera Esauditi primo anno. Guardate la Greta Trentino come cerca di riaccodarsi alla ruota del magistrato. Tornata conclusiva. La parola a Giuseppe Tomei per le interviste. Matteo Fiorin, ancora un grande successo, veramente una stagione meravigliosa questo 2018. Sì, non si poteva sicuramente fare meglio, a parte quella piccola cosa che non mi ha concesso di vincere l'italiano anche nel ciclocross, ma ovviamente sono comunque molto molto contento. E oggi sono riuscito a fare la differenza in volata e è andata bene. Senti, già al primo giro sei passato davanti, era un po' per scaricare la tensione o perché avevi in mente qualcosa? No, sinceramente era solo per vedere come avrebbero risposto gli avversari, che sono sempre amici e questo va detto. Raccontaci un po' la salita finale, com'è andata? Beh, sullo strappo di Roncegno non c'è stata molta selezione, ma grandi attacchi nessuno. Poi in cima ho avuto un piccolo problemino col cambio, però sono riuscito a risolverlo velocemente e andare giù in discesa a chiodo per recuperare un po'. E a chi lo dedichi questo successo? Beh, sicuramente a squadra, famiglia, mio zio, che è il meccanico. E poi a tutti i miei amici che mi hanno sostenuto, vorrei precisare Giovanni Bisoni che oggi non è riuscito a venire qua a causa per problemi. Daniel Vitale, hai attaccato nel finale, ci hai provato fino all'ultimo a vincere? Sì, ho provato ad allungare più o meno l'ultimo chilometro perché volevo provare ad allungare per entrare prima in curva e poi mantenere il vantaggio fino all'arrivo. Però arrivato all'ultima curva l'ho impostata un po' a mio avviso male perché sono entrato un po' largo e vabbè, poi Matteo è stato molto più forte di me e mi ha battuto. Comunque soddisfatto, credo, oggi hai fatto veramente una gran bella corsa. Sì dai, non mi aspettavo neanch'io perché diciamo che l'ultima gara stavo tornando come un po' di tempo fa, perché sono arrivato terzo dopo un po' che non facevo più piazzamenti diciamo importanti e volevo vedere in questa Coppa di Sera cosa facevo per rimediare agli italiani che sono arrivato quinto. Terzo posto per Thomas Capra, ti aspettavi qualcosa di più oggi? Sì, dopo la caduta del campionato italiano pensavo di fare meglio, di un terzo posto qui in casa, ma terzo a una gara importante come la Coppa di Sera va bene. Raccontaci un po' il finale, cosa è successo nell'attraversamento di Borgo? All'inizio del pavé dove c'era la discesa è scattato Vitale, ho preso qualche metro di vantaggio, poi nel riciclano sono uscito molto bene, ho perso qualche metro dalla ruota di Fiorin e poi non sono più riuscito a recuperare quei metri. Daniele Fiorin, sei un abitué a questo punto oggi di questo palco? Beh dai, diciamo che non possiamo lamentarci. Avevo tre carte da giocarmi, due ce le siamo giocate bene, aspettiamo la terza, vediamo cosa succede. Sicuramente
essendoci, mi ripeto, essendoci fermati 3 settimane ad agosto in previsione della stagione invernale, stiamo rientrando adesso. Venire qua e pensare di vincere, essere protagonisti sì, ma pensare di vincere, soprattutto vincerne due, non era così scontato, insomma, per cui sono felicissimo. www.pianetaciclismo.it, il sito che ti racconta il tuo sport preferito. www.pianetaciclismo.it, il ciclismo come non l'avete mai visto.